Un saluto agli ascoltatori di Radio Marconi da Elisabetta Barbadoro. Bentrovati alla nostra pagina di approfondimenti. Il lunedì a tema sportivo parliamo di un'iniziativa che è giunta alla 33esima edizione ed è promossa da WISP. Si chiama Gioca Gin. È l'unico appuntamento lombardo. Si tiene a Casalmaggiore, in provincia di Cremona, il 22 marzo al Palazzetto dello Sport. Presentiamo questa iniziativa con il nostro ospite che ci ha raggiunto al telefono. Buonasera e bentrovato Massimo Tossini, responsabile delle manifestazioni nazionali della WISP. Buonasera, buonasera anche a voi. La 33esima edizione di Gioca Gin, di cosa si tratta e che tipo di iniziativa è? È una manifestazione che va avanti da tantissimi anni, sempre con lo stesso spirito e sempre con la stessa forza. Diciamo che la ginnastica la fa un po' da padrona in questa manifestazione, però poi ci sono anche altre attività come il pattinaggio, le discipline orientali e anche oltre i bambini, diciamo, e bambine, vengono coinvolti anche gruppi gli anziani che si esibiscono in ginnastiche dolci, eccetera, eccetera. E trattandosi di un'iniziativa rivolta soprattutto ai bambini, al mondo dell'infanzia, l'iniziativa per quest'anno avrà al centro il ricordo e la figura di Gianni Rodari. Quest'anno, ricorrendo il centenario della nascita di Gianni Rodari, ci è sembrato, visto che Gioca Gin coinvolge tanti bambini e bambine principalmente, ci è sembrato giusto abbinarci appunto a queste ricorrenze per Gianni Rodari, per cui tutte le nostre manifestazioni nazionali, non Gioca Gin, saranno dedicate a Gianni Rodari. Ci sono delle parole chiave in questa edizione 2020, una l'abbiamo detto, Gianni Rodari, un'altra è sul bullismo e cyberbullismo, perché a Rossignano in provincia di Livorno c'è anche questo tema. Sì, noi cerchiamo sempre attraverso le nostre manifestazioni nazionali di affrontare, andare a frugare in questi temi, insomma, molto attuali. Il cyberbullismo purtroppo è uno di quelli più attuali in questo momento e dove possiamo cerchiamo di, attraverso le nostre manifestazioni, di dire qualcosa anche in questo senso. E un'altra parola chiave molto interessante è la solidarietà, perché quest'anno si esce un po' anche dai confini italiani con un'azione di solidarietà con la popolazione del Libano. Mi spiega meglio? Certo, diciamo che Gioca Gin dalla sua prima edizione è sempre stato un evento che ha fatto della solidarietà la sua seconda forza, accanto, diciamo, a quella dell'attività sportiva, tra virgolette. Noi abbiamo avuto per molti anni un abbinamento con l'UNICEF, infatti era dedicata la manifestazione a vari progetti di UNICEF. E quest'anno praticamente la WISP è presente in Libano ormai da molti anni con diverse attività organizzate anche direttamente in Libano, e conoscendo appunto la realtà siamo entrati in contatto con delle associazioni e fondazioni libanesi che si occupano di bambini, e in particolare quest'anno con questa fondazione che si chiama Ghassan Kanafani, che opera in alcuni campi palestinesi del Libano, abbiamo appunto trovato modo di collaborare già da tempo. In più quest'anno loro organizzeranno un piccolo Gioca Gin, diciamo, all'interno del campo profughi di Ain El Helwe, che è un campo che sta nel sud del Libano ed è quello, diciamo, più numeroso e più problematico del Libano. E praticamente i nostri comitati che organizzano l'iniziativa qui in Italia daranno un loro aiuto, diciamo, per sostenere un progetto appunto di questa fondazione. Grazie per essere stato con noi, Massimo Tossini, responsabile delle manifestazioni nazionali di WISP. Grazie a voi per l'ospitalità e buona serata a tutti. Radio Marconi.